solo una vecchia carcassa isterica, distrutta dal dolore e dai rimorsi, e dalle buone maniere, dall'andare in chiesa, dal grasso e dai reumatismi, e dal non avere figli. Sai, Betty, alle volte sembra che tu stia farfugliando una lingua morta. Ecco di nuovo per rapido. No, non posso andare avanti. Non ce la faccio più.